Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Io sono Martina e oggi facciamo lo Spring Book Tag. Da tanto tempo non registro un book tag, ma devo dire che questa tipologia di video è tra le mie preferite, quindi sono molto felice di farlo oggi. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirà un mio nuovo video. E se non lo fate già, seguitemi anche su Instagram, io sono Martina Tazza. Cominciamo! Premessa, esistono tantissimi book tag di primavera su internet e quindi ho dato un'occhiata e ho scelto quello che secondo me aveva le domande più interessanti. Come sapete, vi lascio le domande nell'info box in modo che anche voi possiate rispondere nei commenti. Mi fa molto piacere ogni volta leggere quali sono le vostre risposte. Accanto a me ho il mio quaderno con tutte le domande, così non dimentico niente. 1. Ovunque guardi ci sono fiori che sbocciano. Scegli un libro con dei fiori in copertina. Quando penso a un libro con dei fiori in copertina, mi viene subito in mente i quaderni botanici di Madame Lucie di Melissa da Costa, che come vedete ha questi bellissimi fiori che escono da questa casa. Per essere felici non si deve nascondere la tristezza. Ecco, questa frase dice tutto. Questo è uno di quei libri che fa star bene. Una storia di rinascita che secondo me ognuno di noi ha bisogno di leggere ogni tanto. 2. La primavera è il momento perfetto per un viaggio. Scegli un libro che leggeresti durante il viaggio da un posto a un altro. Per rispondere a questa domanda ho scelto Finché il caffè è caldo, un libro di un autore giapponese del quale non pronuncio il nome perché non vorrei sbagliarmi, ma che secondo me è perfetto per accompagnarci nei nostri viaggi. Il libro infatti è molto breve, quindi leggero, da portare con noi, che sia in macchina, in treno, in aereo, in nave e così via. E poi perché racconta, nonostante il romanzo si è ambientato tutto nello stesso posto, in questo caffè che è anche un po' magico, racconta poi la storia di alcuni personaggi che si avventurano in questo caffè. Quindi potrebbe anche sembrare una raccolta di racconti e la storia di un personaggio potrebbe essere perfetta per accompagnarci durante il tragitto da un posto ad un altro e non dover interrompere la lettura magari a metà proprio perché siamo arrivati alla nostra destinazione. Insomma, credo sia il libro perfetto da portare in viaggio. 3. Chi non ama una bella avventura primaverile? Scegli un libro di cui eri ossessionato all'inizio, ma che poi hai messo da parte. Rispondo a malincuore a questa domanda con un libro che ho abbandonato proprio di recente. Mai stata meglio, un libro che dovevo leggere per il club del libro, ma che ho interrotto a metà, forse prima della metà, perché non mi coinvolgeva più. Sono partita molto ottimista perché doveva essere la storia di questa donna divorziata che racconta, anche con ironia, quanto sia difficile ritrovarsi improvvisamente soli dopo aver trascorso tanti anni all'interno di una coppia e devo dire che all'inizio ci è riuscita molto bene, solo che a un certo punto sono arrivata ad un momento in cui non stava succedendo più niente di nuovo, anzi la protagonista cominciava a risultarmi un po' antipatica e come faccio sempre quando un libro non mi porta da nessuna parte ho deciso di abbandonarlo. 4. Tutti amano il profumo dell'erba appena tagliata, ma non a tutte le ore. Scegli un libro che impersonifichi un padre di mezza età che si sveglia alle 7 di sabato per tagliare l'erba mentre dovrebbe dormire come il resto di noi. Per rispondere a questa domanda ho scelto probabilmente il libro più brutto che io abbia letto negli ultimi tempi, forse negli ultimi anni, ovvero il libro di Rita Nardi, di cui non ricordo neppure esattamente il titolo, ma tanto vi lascio qui la copertina, che davvero non mi è piaciuto per niente, visto che è un insieme di luoghi comuni, di cliché e anche di situazioni che non sono assolutamente consigliate, soprattutto a un pubblico giovanile che magari ha letto questo libro, anzi devo dire che il rapporto tra i due giovani innamorati in questo libro è a dir poco tossico e ho pensato che questo libro rappresentasse bene questa situazione di questo padre che taglia l'erba alle 7 del mattino, perché veramente quello che io ho provato quando lo leggevo era una profonda irritazione. E a proposito di padri che tagliano l'erba, qualcuno sta lavorando qui fuori proprio mentre sto registrando il video. 5. Una pioggia improvvisa potrebbe rovinare il tuo divertimento all'aria aperta.
Ma non preoccuparti, il sole tornerà presto. Scegli un libro che ti ha reso triste, ma il sole splendeva alla fine. Quando ho letto questa domanda, ho pensato subito a Cambiare l'acqua ai fiori di Valérie Perrin, probabilmente uno dei miei libri preferiti, uno dei più belli che abbia letto in tutta la mia vita. Non voglio sminuire l'effetto che ha fatto su di me, credo davvero che questo libro mi abbia cambiato la vita. È un libro che sì, è molto triste, veramente molto triste, nel racconto di questa protagonista che ha vissuto una vita dura, una vita che l'ha vista affrontare delle difficoltà che probabilmente non auguriremmo neppure al peggiore dei nostri nemici, ma è una donna forte che alla fine riesce a ritrovare il suo sole, quindi credo che sia una lettura meravigliosa che se non l'avete fatta prendete questo libro e amatelo quanto l'ho amato io. 6. È il periodo dell'anno in cui gli animali si stiracchiano ed escono dal letargo. Scegli un libro che ti ha fatto uscire dal blocco del lettore. I libri che di solito mi aiutano ad uscire dal blocco del lettore sono i thriller, soprattutto i thriller veramente molto incalzanti, di quelli che arrivi alla fine del capitolo e devi assolutamente leggere quello successivo. Ne ho diversi in libreria, ma per oggi, per rispondere a questa domanda, ho scelto La moglie imperfetta di B.A. Paris. In realtà è l'autrice che proprio vi consiglio per uscire dal blocco del lettore. Qualsiasi suo libro veramente è in grado di tenervi incollati alle pagine. Sono dei thriller appunto molto veloci, quindi magari meno approfonditi a livello psicologico, però insomma sono quei thriller, sembra di guardare un film, quindi hai assolutamente voglia di vedere come va a finire. E vi dico che i libri di questa autrice piacciono a me, che sono una lettrice forte, ma anche ad esempio a mia sorella, che invece non ama molto leggere, legge molto meno di me, ma quando ha trovato un libro di B.A. Paris l'ha divorato. 7. La primavera parla di rinascere e sbocciare. Scegli un libro che ti ha fatto crescere come persona. Anche di questi libri ne ho veramente tanti. Ce ne sono tanti che, letti al momento giusto, hanno davvero fatto la differenza nella mia vita. Quindi questa volta vi parlo del primo, quello che poi suggerisco sempre a chiunque di voi mi scriva per sapere da quale lettura iniziare per portare un vero cambiamento nella propria vita. Sto parlando di Metodo Mindfulness, 56 giorni alla felicità, un libro che mi ha introdotta alla mindfulness e che mi ha anche insegnato a meditare. È un libro che appunto prevede un programma da seguire, quindi delle letture di teoria e anche delle meditazioni pratiche da mettere in atto, insomma da ascoltare ogni sera e ogni mattina. Sono delle meditazioni scaricabili dal sito di Mondadori. Insomma, questo libro davvero è stato la svolta per me, nel senso che da qui è iniziata la mia passione per le mindfulness, che mi ha portata poi a diventare anche insegnante di mindfulness. 8. Un picnic al parco è la perfetta attività primaverile. Scegli un libro con un personaggio che pensi preparerebbe il miglior cestino da picnic. Ragazzi, qui c'è solo un nome, Vian Rocher, la protagonista di Chocolat, anche se io questa volta vi faccio vedere Il giardino delle pesche e delle rose, che è il secondo volume della trilogia di Chocolat, ma che ha sempre come protagonista la nostra Vian Rocher. Allora, lei, qui sta uscendo un segnalibro, allora questa protagonista è una cuoca fantastica. Io proprio quando, lo dico sempre, quando parlo di questo libro, quando lo leggevo avevo l'acquolina in bocca, le sue marmellate, le sue torte, le preparazioni con la cioccolata, insomma è veramente una maga in cucina e quindi sarebbe la compagna perfetta per condividere un picnic gustoso. 9. Per molti la primavera è l'uscita dall'amarezza dell'inverno. Scegli un libro che sia l'incarnazione del sole. E per questa domanda scelgo Andrea Caschetto. Dove nasce l'arcobaleno? Il primo libro che ho letto di questo autore, ma direi che il sole in questo libro è proprio l'autore. Un ragazzo, un giovane uomo che dopo una terribile esperienza, un'esperienza di quelle che ti cambiano un po' la vita, decide di dedicare la propria vita a far sorridere i bambini. E quindi lui gira per il mondo, all'interno soprattutto di orfanotrofi, dove porta il suo sorriso, i suoi giochi, la sua gioia da condividere con tutti i bambini del mondo. È un libro veramente molto bello, lui ne ha scritti più di uno, questo è il primo e mi ha davvero emozionata, mi fa venire i brividi anche solo a pensarci, quindi seguitelo anche sui social, è una persona splendida, è una di quelle che proprio porta positività e felicità ovunque vada e direi che è l'autore perfetto da associare alla primavera.
Bene ragazzi, il video finisce qui, scusate per il rumore di sottofondo, non so se si sentirà comunque di qualcuno che lavorava qui fuori, ma vivo in campagna e questi sono gli inconvenienti del posto in cui vivo. In ogni caso, come vi ho detto, le domande sono qui sotto, fatemi sapere come avreste risposto voi a queste domande o se avete qualche opinione sui libri che vi ho mostrato. Io per il momento vi saluto e vi do appuntamento a prestissimo con un altro video. Ciao!